È stata fissata per il prossimo 14 dicembre alle 9:30 a Napoli l'udienza preliminare del processo contro Simone Conte, allo stato unico indagato dopo l'incidente stradale della notte tra l'1 e il 2 dicembre scorsi sulla litoranea tra Lacco Ameno e Casamicciola Terme che aveva visto il 17enne Manuel Calize perdere la vita. La Procura di Napoli, attraverso il pubblico ministero, il dottor Silvio Pavia, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato con l'accusa di omicidio stradale. Conte, difeso dall'avvocato De Girolamo, è accusato di aver determinato, si legge nella richiesta del PM, la morte post-traumatica della vittima conseguente a lesioni toraciche, parenchimali, addominali multiple e cranioencefaliche. In particolare, l'imputato alla guida di un'automobile proveniente da Lacco Ameno e diretta verso Casamicciola Terme, ad una velocità compresa tra i 70 e i 75 km orari, oltre il limite di 50 orari vigente su quel tratto di strada, sarebbe finito nell'altra corsia, urtando lo scooter alla guida del quale c'era Manuel Calize, facendolo rovinare oltre il limite della carreggiata fin sugli scogli. Fondamentale nella formulazione precisa dell'accusa la consulenza dell'ingegnere Alessandro Lima, incaricato dalla procura per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e per determinare le responsabilità dei protagonisti. Qual è l'ideale della bellezza napoletana che presentate? L'ideale della bellezza napoletana? Ma guarda, io credo che la bellezza napoletana è rappresentata dallo stato d'animo che abbiamo. Nulla da togliere al mondo, però noi napoletani abbiamo quel carisma che ci rende belli. Quindi la bellezza napoletana è la bellezza che abbiamo dentro e la esprimiamo attraverso i sorrisi, il calore, la felicità. È così, secondo me le donne sono belle così. Quali sono i prodotti che proponete? I prodotti. Allora, quest'anno in particolare abbiamo iniziato a rappresentarci, vabbè, attraverso Skinabi con la skincare, perché io credo che prima di tutto, prima di un prodotto cosmetico, quindi di un prodotto di trucco, bisogna curare la pelle. Quindi una buona skincare per poi passare al trucco. Ma io, per chi mi conosce, sa bene che sono molto, 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 molto fissata, se la posso dire in una maniera molto semplice, con la base. Quindi fondotinta e correttori sono gli amici di tutte le donne. Il calcolo, il valore dell'immagine per il nostro mestiere di sicuro ricopre, come dire, una posizione, un pilastro importante. È bene concentrarsi e cercare di migliorarla, di tenerla, di curarla assolutamente, anche col passare degli anni, appunto. Lei si occupa di massaggio, quindi quali sono le tecniche di massaggio che arrivano dall'estero in Italia? Bene, innanzitutto io sono proprio un titolare di tecnica, per cui posso prendere degli spunti, perché vengo dalle scuole Wat Pho thailandese o quella ayurvedica, o nello stesso tempo anche noi in Italia abbiamo scuola. E abbiamo accademie sparse in tutta Italia e oggi quasi in 20 paesi nel mondo. E la cosa importante è riuscire a mettere in pratica tutto quello che è la nostra conoscenza, che è la nostra ricchezza. Le tecniche, beh, cupping massage è quello che mi ha fatto chiaramente la storia, e queste coppette di vetro, portando dalla medicina tradizionale cinese, ma con un vestito nuovo, con uno schema nuovo. Io metto in comunicazione quello che è il marketing, la comunicazione, la fisiologia, la cosmetologia in abbinamento al massaggio. Lavoro come spa manager, chiaramente sono uno spa manager internazionale e questo mi permette poi di organizzare anche dei campionati che si chiamano Massaggio Spa Talent, che abbiamo una sede anche qui in Italia, facciamo i campionati mondiali del massaggio. Perché estetica è sicuramente la più grossa fiera del Sud Italia per quanto riguarda l'estetica professionale e perché racchiude in sé i marchi più importanti per l'estetica professionale. C'è un gran parlare anche a livello regionale in queste settimane del famoso distretto del commercio. Anche il presidente De Luca è ritornato alla carica sulla utilità di questo strumento per far ripartire l'economia anche dopo il Covid e la guerra in atto. Ne avevamo parlato qualche settimana fa per quello che era stato sottoscritto a Forio. Presidente Pezzullo, c'è stato qualche altro atto o passo avanti?
No, fino al momento l'unico passo avanti che posso dire che è stato fatto è quello di Forio. Il sindaco Francesco Tedè è stato il primo, e gli devo dare atto, che si è mosso immediatamente, ha capito qual è l'importanza del distretto del commercio in una località come Forio e come tutta l'isola di Ischia d'altronde. Quindi ha fatto tutti i passaggi che si dovevano fare, come già abbiamo detto, ha fatto la delibera di consiglio comunale, ha fatto l'avviso pubblico, abbiamo mandato tutto alla regione, quindi penso che fra pochi giorni, fra qualche settimana, i tempi della politica li conosci, a volte sono lunghi, e sicuramente il distretto di Forio verrà iscritto nell'albo della regione, del distretto del commercio, quindi sarà operativo, pensa, anno nuovo, e si iniziano con i progetti per il bene del territorio, per la rivalutazione del territorio e tutto quello che il bando ha indicato per la valorizzazione del territorio, anche del turismo, che è una cosa importante, mentre gli altri comuni fino al momento non hanno le idee chiare, non l'ho capito, perché in un comune come Ischia, che si dovrebbe muovere, doveva essere addirittura il primo forse per grandezza di popolazione e di attività, non si è mosso assolutamente fino a oggi, almeno che io sappia, perché non siamo stati convocati. Ed è sbagliato, perché il bando, se lo vanno a leggere, è ben preciso: le due associazioni più rappresentative sul territorio. Quindi noi, oltre a noi come rappresentatività e la Confcommercio, penso che le altre stanno un po' più dietro, che sicuramente tutte e tre insieme possono fare rete, come dico sempre, e possono fare questo distretto tranquillamente, però io gli dico che devono andarsi a leggere poi il bando, perché forse stanno indietro, oppure si stanno fidando delle chiacchiere di qualcuno, come al solito dell'amico, però io sono abituato che le stellette si guadagnano sul campo e non con le amicizie politiche per andare avanti. Mi ha colpito molto il vostro entusiasmo, vuol dire che i giorni di preparazione per questo evento li avete vissuti con particolare trasporto, con particolare passione. E adesso non vedete l'ora di mettere in campo, di dimostrare quello su cui avete lavorato. Quindi io mi auguro che questi eventi siano sempre, sempre più frequenti, anche con l'aiuto di Francesco Rangele, del Comune di San Giorgio, che è fatto promotore di questa staffetta, perché voi possiate lavorare su quelli che sono i vostri diritti e portare avanti, insomma, il vostro lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.